Disability Card. L'INPS, tramite comunicato stampa, fa sapere che il servizio per il rilascio della Carta Europea della Disabilità è stato semplificato e potenziato. Vediamo insieme come. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza ti parlo del nuovo servizio SMS ed email realizzato da INPS che semplifica la procedura per allegare la foto conforme al rilascio della Disability Card. In pratica adesso, oltre al percorso guidato per il completamento dell'iter di presentazione della domanda, il servizio consente al cittadino di ritagliare automaticamente la foto allegata per rispettare i requisiti di conformità richiesti. Il sistema è infatti in grado di verificare ed elaborare automaticamente la foto allegata, rendendola immediatamente compatibile con gli standard tecnici previsti. In più, l'istituto ha realizzato un sistema in grado di monitorare i tentativi non completati di inoltro della domanda da parte dell'utente e di consigliare, mediante l'invio di una mail SMS, il miglior percorso nel nuovo tentativo di presentazione della domanda. L'INPS invierà una email di avviso anche nel caso in cui si tratti di una domanda non accolta a seguito dell'istruttoria automatica oppure non accolta dopo l'istruttoria a carico della sede territoriale competente. Stampa e spedizione della carta, carta non stampabile per non conformità della foto allegata o per segnalare che la consegna risulta impossibile perché ad esempio l'indirizzo è sconosciuto. Infine, vale la pena sottolineare che la domanda per ottenere la Disability Card può essere presentata direttamente dalla persona interessata oppure tramite delega di associazioni rappresentative delle persone con disabilità autorizzate dall'INPS all'uso del canale telematico. Detto questo, ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se il Focus ti è piaciuto, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI Focus.